per una mamma è il punto in cui può incontrare un sostegno. Non incontra consigli, non incontra prescrizioni mediche, non incontra, speriamo, esagerazioni, nel senso che incontra un approccio di rispetto di quello che sono le sue scelte. Io ho avuto delle difficoltà nell'allattamento, ero arrivata al terzo mese, il latte non bastava più, il pediatra aveva proposto l'aggiunta e a quel punto io ho contattato la Lecce League che mi ha dato delle informazioni in base alle quali io ho potuto scegliere di cambiare atteggiamento e strategia nei confronti dell'allattamento e l'allattamento è proseguito. Quindi la Lecce League sostiene, dando informazioni corrette, l'allattamento nelle donne che hanno delle difficoltà. Sostiene anche le donne che non hanno difficoltà e sostiene anche le donne che vogliono smettere di allattare avendo le informazioni giuste per come si fa. Allora, nell'arco delle nostre, nel panorama delle nostre pubblicazioni mancava una qualcosa e manca tuttora in Italia, nel panorama editoriale italiano, che affrontasse l'argomento di allattare e lavorare. E abbiamo fatto, adesso esce appunto al convegno, al nostro seminario annuale, Allattare e lavorare si può. Allattare e lavorare è scritto da Giorgia Cozza, alla quale abbiamo chiesto di fare questo lavoro molto molto approfondito. Giorgia è un'amica, è la mamma di 3 bambini allattati ed è una giornalista tra le più competenti che ci siano in Italia nel campo dell'allattamento. Primo principale problema per il quale le donne smettono di allattare è il rientro al lavoro. Quello che noi vogliamo perlomeno mettere sul piatto come argomento è il fatto che non è necessario smettere di allattare per quando si rientra al lavoro. Certamente può darsi che a seconda del numero di ore lavorate, soprattutto col passare dei mesi il numero di ore di lavoro aumenta, può darsi che ovviamente le poppate diminuiscano, però non è assolutamente necessario né obbligatorio smettere, anzi il tornare a lavorare è e continuare ad allattare è un modo per ritrovare alla sera e alla mattina prima di uscire quel contatto così stretto e così intimo che fino a un attimo prima mamma e bambino hanno avuto tramite l'allattamento. Quindi a seconda del numero di ore di lavoro la donna deve calcolare di tirarsi il latte un certo numero di volte durante la giornata, che possono essere 2 o 3, ma rimangono poi 14 ore buone nelle quali è a casa con il suo bambino e nelle quali l'allattamento le rende la vita molto più semplice rispetto al non allattamento, quindi come dicevo prima, per cui certamente ci vogliono alcune indicazioni pratiche che riguardano lo stoccaggio del latte in freezer, se la mamma vuole mettersi da parte una scorta, oppure insegnare alla persona che starà con il bambino o all'asilo nido come somministrare il latte di mamma al bambino, magari senza usare il biberon, visto che è possibile, non è affatto obbligatorio passare dal biberon. Affrontando il nostro argomento di quest'anno, diciamo così, che è l'allattare e lavorare, abbiamo voluto riportare le donne a fermarsi un attimo a considerare quale poteva essere il modo di allattare e lavorare fino a 50-60 anni fa. Non era previsto che le madri fossero separate dai bambini fino a che non è arrivata grosso modo la rivoluzione industriale e poi il lavoro negli uffici. Quindi l'idea è che nel 1930 Adriano Olivetti facesse una fabbrica con l'asilo nido aziendale e nel 1860 la facesse l'Ansaldo a Genova nelle fabbriche l'asilo nido aziendale, vuol dire che fare l'asilo nido aziendale o cominciare a pensarci si può, o fare l'asilo nido di quartiere, di modo che la mamma possa sapere che è a distanza di 5 minuti dal suo bambino, e questo cambierebbe veramente la nostra società e il modo di approcciarsi alla relazione mamma-bambino e mamma che deve rientrare al lavoro, a prescindere dall'allattamento. Poi, per chi vuole continuare l'allattamento, ci siamo noi, ci sono le informazioni e ci sono tante altre donne che l'hanno fatto e che hanno scritto in questo libro, oppure sono pronte a raccontare che non è una cosa così fuori di testa provare ad allattare la mamma.